Chi fa da sé con Lucia Cuffaro. Buongiorno Lucia, ben trovata. Che bello, erbe aromatiche tra le più comuni che poi fanno parte comunque della dieta mediterranea e addirittura li usavano gli egizi. Allora, tu oggi ci spiegherai però come conservarle quando le acquistiamo fresche e anche vari modi per prepararle, giusto? Sì, esattamente. Allora, tutte le erbe aromatiche meravigliose, profumate della vita mediterranea, quelle un po' più morbide, piene di acqua, come il prezzemolo, il sedano, il basilico, e il classico metodo del bicchiere va bene, però con più facilità le possiamo mettere dentro un barattolo con il tappo in frigorifero. Quelle invece un po' più arbustose come il timo, l'alloro, la lavanda e possono essere legate in questo modo, appese a testa in giù per essere essiccate e poi trasferite all'interno di barattolini per essere conservate per lungo tempo. Ottimo. E oltre che in cucina, però, pensiamo anche ai detersivi, no? Si possono utilizzare per la pulizia, giusto? Sì, con una meravigliosa pianta, il timo, possiamo fare un igienizzante e sgrassante universale. Ti do subito gli ingredienti. 5 rametti di timo, 500 ml di alcol alimentare, 450 ml di acqua demineralizzata, un barattolo di vetro con il coperchio, un flacone spray. Quindi all'interno di un grande barattolo ho già messo l'acqua demineralizzata, quello del ferro da siero, okay. 4,50, metto 500 ml di alcol alimentare, quello bianco, quello del limoncello per capire, metto poi 5 rametti di timo, quindi il timo ha delle proprietà purificanti e quindi le sfruttiamo estraendo, grazie a questa tintura, a questa preparazione idroalcolica, le sue proprietà. Quindi bastano solo 5 rametti? Bastano 5 rametti che devo pigiare bene, mettere all'interno della preparazione, lasciare con il tappo, ogni tanto aprire e girare per 21 giorni. Trascorso il tempo, semplicemente vado a filtrare, metto all'interno di un dosatore spray e utilizzo semplicemente spruzzandolo sulle superfici con il mio spruzzino e poi andando a pulire. Igienizzante, sgrassante, universale. Va è bene per un tutto? Bel profumo. Sì, di timo, senti. Senti, e si conserva per un anno. Benissimo, Lucia. Però non pensiamo solo alle pulizie alla casa, pensiamo anche a noi, perché ci sono delle erbe che possono essere delle alleate di bellezza. Allora, guarda, del rosmarino sfruttiamo la proprietà di infoltire e far crescere, stimolare la crescita di capelli, ciglia e sopracciglia. No. Sì, dimmi, voglio sapere. Ti faccio vedere. Io ho messo a bollire con un coperchio sopra e una tazza d'acqua, quindi circa 300 ml, e 3 rametti di rosmarino pigiati bene dentro per 20 minuti, facendo poi raffreddare. Mi trasferisco il tutto all'interno di un flacone dosatore spray e lo vado a spruzzare sui capelli, in particolare sulla parte della cute. La cute, sì. Per i capelli biondi facciamo un passaggio veloce da 10 minuti, mezz'ora, invece per i capelli scuri anche una leggera tintura. Ma come ti dicevo, va bene anche per sopracciglia e ciglia e in questo caso intingo il mio spazzolino e vado a quindi a passarlo sulle mie sopracciglia per poter appunto rinfoltire il tutto. Le voglio, lo voglio. Però ti do un'altra ricettina a livello di cosmesi, che è quella del tonico alla lavanda. Immediatamente gli ingredienti. Allora, servono 3 cucchiai di lavanda, 200 ml di aceto di mele, 400 ml di acqua demineralizzata, un barattolo di vetro con il tappo, sempre coperchio, e un flacone spray. Allora, qui la lavanda può essere sia fresca che essiccata. In questo periodo la troviamo in erboristeria essiccata. Qui facciamo una preparazione che ha lunga durata, mentre quella che abbiamo fatto prima del rosmarino, massimo una settimana in frigorifero e ce la mettiamo però nel congelatore. Io ho messo all'interno di un barattolino 3 cucchiai di lavanda con dell'aceto di mele. La lavanda ha delle proprietà di normalizzazione della pelle, va bene per l'acne, va bene per la pelle spenta, per la pelle che si arrossa facilmente. L'aceto di mele è ricco di minerali, è favoloso. 21 giorni, filtro, e quello che devo fare, vedi, viene un colore che è tra lilla e rosato, molto bello, dipende dal periodo. Aggiungo 400 ml di acqua, quindi per diluirne le proprietà, e trasferisco anche in questo caso in un piccolo flaconcino spray e lo uso come tonico viso, volendo può anche non essere risciacquato. Pelle più delicate invece risciacquiamo per le peli più delicate. Ottimo.
E beh, di solito quando no, si va dal fruttivendolo tendenzialmente chiediamo sempre gli odori, cioè il prezzemolo, il basilico, no, il sedano, che però puntualmente ecco, si conservano comunque non per molto tempo. Allora, anziché poi buttarli via quando non si possono più cucinare, che alternativa ci suggerisci? Preparato per soffritto in questo caso. Allora, vediamocelo subito. Servono 400 g di prezzemolo, basilico e sedano, due cucchiai di sale, una cipolla, una carota e come al solito il nostro barattolo di vetro con tappo e poi ovviamente un mixer. Quindi io già mi sono portata avanti, ho fatto un trito abbastanza grossolano perché nel soffritto mi piace in questo modo. Aggiungo il sale fino ovviamente e possibilmente integrale, quello dell'erboristeria che è più salutare. Perché e giro perché il sale mi serve per innanzitutto insaporire ma per conservare in modo tale che possa stare poi in frigorifero per uno o anche due mesi. Quindi il sale è un conservante, quindi ricordiamoci di non aggiungere poi il sale nelle preparazioni quando in questo soffritto. E se esce un po' d'acqua lo dobbiamo poi mettere in un colino prima di trasferirlo in un barattolo. Quindi abbiamo questo meraviglioso sedano, il basilico e il prezzemolo avanzato. E come si usa? Quindi in una padella con un po' d'olio ne mettiamo un paio di cucchiai. Allora, l'olio c'è già? L'olio già ce l'abbiamo, messo. Un buon olio d'oliva, un olio paio di cucchiai. Di olive. Fiamma di oliva. Alta e abbiamo un soffritto pronto, fatto per uno o due mesi, quindi favoloso. E invece un altro trucchettino per conservare invece la menta, eccola qua, questa è della menta che mi cresce sul mio balcone, la mentuccia romana. La possiamo conservare in una scatolina di latta, in questo modo, e usare come rinfrescalito, come pulizia dei denti, buon sapore, una sorta di chewing gum, gomma americana, cioè, da masticare? Naturale, che le si foglie? Può, e ovviamente come una caramellina rinfrescante, e saremo profumatissime, peraltro fa anche digerire. Che buono. Senti Lucia, ma con alcune erbe aromatiche tu realizzi anche dei segnalibri, vero? Sì, allora questo è sfruttare delle altre proprietà delle erbe aromatiche, ovvero la possibilità che ci danno di migliorare la concentrazione. Quindi all'interno di un libro, come in questo modo, possiamo mettere dei rametti o di salvia, perché come vedi si stende bene, o anche di alloro, quindi scegliere quale delle due mettere e lasciare per un mese circa a pressione. Quindi chiudo, poggio un altro libro sopra così che e metto un peso e dare anche profumo al libro che stiamo leggendo. Esatto. Perfetto. E dopo un mese segnalibro e stimolante della concentrazione per studio e lettura. Ottimo. Allora Lucia, concludiamo con il glossario della sostenibilità realizzato in collaborazione con Rai per il Sociale, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ASVIS e la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, la FERPI. La parola di oggi è cooperazione, quindi alcuni esempi di comuni virtuosi che favoriscono la cooperazione. Cooperazione è sicuramente una parola chiave quando si parla di sostenibilità. Ad esempio l'obiettivo 17 dell'ONU dell'Agenda 2030 è proprio quello di partnership degli obiettivi, ovvero per stimolare, per indurre i paesi del mondo proprio alla cooperazione, quindi tra le aree del mondo. A Milano il progetto Forestami, che è nato dallo studio del Politecnico di Milano, ha coinvolto imprese e cittadini mettendoli insieme, facendoli cooperare. Per quale motivo? Per poter piantare fino a 3 milioni di alberi entro il 2030. Perché? Per purificare l'aria, per migliorare la vita dell'area coinvolta e sicuramente per combattere e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Beh, nel nostro paese la presenza poi di un alto numero di comuni e la loro frammentazione a volte è un problema. Però per superare queste difficoltà alcune amministrazioni, più amministrazioni si possono mettere assieme, cooperare e creare un'unione di comuni. È il caso dell'Unione della Romagna Faentina, che aggrega attualmente 6 comuni per un totale di 90.000 cittadini circa. Ottimo, allora viva la cooperazione, visto che si va avanti solo tutti insieme. Grazie ancora Lucia Cuffaro, grazie, ci vediamo Ingrid, sabato prossimo. E erbe aromatiche per tutti. Buone. Che profumo.